Giovedì 18 ottobre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per quella che è la quotidiana rassegna stampa dedicata alle cose del calcio Napoli. Napoli che per una volta tanto ha offerto i titoli principali a tutti i giornali sportivi, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport dell'edizione campana, ma è sostanzialmente identica a quella nazionale, c'è solo la sovrapposizione. La notizia della partita tra Juve e Bologna, Sarri, Mihajlovic, Sarri, Sinisa è sopra. Insomma, l'apertura, il grosso dello spazio è dedicato solo ed esclusivamente al Napoli. Che cosa è successo ieri? Ieri c'era la convenzione tra il Napoli e il Comune, finalmente c'è stata la firma, ne parleremo ovviamente. E poi ha parlato De Laurentiis, ha parlato via il dente, via il dolore, anche di me. Devo dire che al di là del tono che voleva essere critico, ha detto esattamente, ha riportato in maniera corretta esattamente il mio pensiero su un giocatore, su Di Lorenzo. Avevo detto che non mi convinceva all'inizio, avevo delle perplessità per averlo visto giocare nell'Empoli. Poi ho cambiato idea dopo averlo visto col Napoli. Quindi. Napoli ha fatto un grande acquisto, Di Lorenzo è andato quantomeno oltre quelle che erano le mie opinioni, dopodiché non è un top player. Questo è un modo di dire. Non è che De Laurentiis sia impazzito e abbia improvvisamente parlato di me, sia ben chiaro. Hanno fatto una domanda su Di Lorenzo e lui ha risposto citandomi come un certo Ferrara, però non è un problema. Ripeto, ci tenevo a dire che ha riportato esattamente il mio pensiero ed è un pensiero di cui sono orgoglioso, perché secondo me un giornalista questo dovrebbe fare, dovrebbe esprimere un'opinione in maniera libera e autonoma. Poi, se verifica che ha sbagliato su qualche punto, lo ammette, lo dice senza problemi. Mi ero sbagliato su Di Lorenzo, proprio a dimostrare che non ho nessun tipo di preconcetto, non ho una tesi da dimostrare. Esprimo liberamente il mio parere, Di Lorenzo non mi convinceva, poi mi sono dovuto ricredere. E quindi tutto a posto. Comunque, i macelli De Laurentiis li ha fatti altrove. In che senso macelli? Ha detto la verità. E questo per un presidente non è mai una cosa corretta, non una cosa da fare. Ha detto la verità su Insigne, nonostante alcuni aedi del presidente, alcuni cantori continuassero a dire che non c'erano problemi, De Laurentiis ha detto chiaramente. Insigne si sta comportando in maniera irriguardosa nei confronti dell'allenatore. Questo è quello che ha detto De Laurentiis, sia ben chiaro. Secondo me qualche ragione Insigne ce l'ha pure per come viene schierato, però ha tirato fuori una storia che peraltro lui non aveva mai negato. Non mi piace che si tenda a mettere in piazza i panni sporchi. Anche perché poi ne paga la società e di conseguenza ne pagano anche i tifosi. Andiamo avanti con la pagina perché tanto di questo ci stiamo occupando, quindi ci portiamo avanti col lavoro in un certo senso. Insigne ha accusato Insigne di avere un comportamento poco maturo, di fare dei sorrisetti, di non impegnarsi negli allenamenti e via discorrendo. Non si dicono queste cose, secondo me, perché così vai innanzitutto a intaccare quella che è la professionalità piccola che tu possa considerare o grande che sia di un giocatore, è intaccare un tuo patrimonio, quindi non sta bene, crea problemi al giocatore. Già lo fece l'anno scorso quando disse che Insigne voleva andare via perché non si trovava con il rapporto con i tifosi. Sarà anche vero, ma certe cose non si dicono, anche perché poi hanno come risultato quello che è successo in estate, sapendo che Insigne è in vendita perché deve andare via, perché se ne vuole andare da Napoli. Il prezzo, quantomeno il prezzo immaginato da De Laurentiis è crollato, quindi è un errore. Non mi è piaciuto come si è comportato con Mertens e Callejon. Per amor di Dio, in questo caso non ha andato a ledere la professionalità dei calciatori in questione. Io condivido come si sta muovendo il Napoli. Sono giocatori in scadenza, grandi giocatori che hanno fatto la storia del Napoli negli ultimi 7 anni, però si tratta di giocatori di 33 anni. La Juventus da questo punto di vista è spietata e fa bene. Quando un giocatore arriva
al traguardo, viene valutato per quello che è. La Juventus non ha perso un solo istante a disfarsi di Del Piero e Buffon. Buffon poi l'ha richiamato con altri scopi. Non ha voluto rinnovare un contratto a un giocatore come il Marchisio, che pure era una bandiera, era un simbolo di juventinità, essendo in quella società da quando aveva 9 anni, non gli hanno rinnovato il contratto. È giusto che la società si comporti in questo modo con i calciatori, però insomma, la storia che è mandarli, se vogliono andare in Cina a fare marchette, no, sono professionisti e sicuramente vanno dove hanno dei migliori trattamenti economici. Non credo che Callejon e Mertens possano chiedere contratti triennali a prezzi esagerati, però è nel loro diritto non essere quantomeno offesi. È stato molto chiaro anche per quello che riguarda la situazione di Fabian Ruiz e di Koulibaly, ha detto che li venderà. Anche questo è un aspetto condivisibile. Il Napoli non può permettersi di trattenere certi giocatori, lo può fare per un breve periodo di tempo. Dico la mia, è stata una follia quest'anno trattenere Koulibaly e non aver allestito una squadra da scudetto. Tanto valeva vendere Koulibaly, rifare una squadra molto forte. Adesso hai un giocatore che ti costa moltissimo, che avrà un anno in più l'anno prossimo, che quindi andrà a svalutarsi. Senza ottenere il risultato, hai solo rinviato l'operazione di un anno a condizioni peggiori. Fabian Ruiz, più o meno lo stesso ragionamento. Il Napoli lo ha trovato, lo ha pagato molto per quello che era l'età e quello che ha fatto vedere il giocatore fino all'anno scorso. Ha fatto un grande investimento che si è dimostrato indovinato. Adesso ha tutto il diritto di pretendere di guadagnarci tantissimo nella rivendita, però non è possibile trattenerlo, soprattutto perché il ragazzo è spagnolo, titolare della nazionale spagnola ed è finito il milione del Real Madrid. Quindi è giusto provare ad avere quanti più soldi è possibile, però insomma, è inutile tirare la corda perché non si va da nessuna parte. Questo è un po' quello che ha detto ieri Ancelotti. Vediamo le altre notizie. Lozano punta il Verona, ma nessun rischio. Lozano si è infortunato con la sua nazionale, poca roba, un colpo, una botta, niente di che. Il problema di Lozano è che non è ancora rientrato e quindi pensare che possa essere impiegato domani contro il Verona è dura. Tornerà utile sicuramente molto di più a Salisburgo. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, prima pagina, ciclone Aurelio, Insigne si decida, Mertens e Callejon in Cina e se ne vadano. Francamente, parole che, come ho detto, sono anche condivisibili nella sostanza, però nella forma no, non andavano dette proprio. Problema Insigne, te lo giochi te ne lavando in casa i panni sporchi, altrimenti quel panno poi si svaluta. Mertens e Callejon meritano rispetto dalla società, meritano rispetto dai tifosi. I tifosi li rispettano, la società no. E poi è una tecnica, probabilmente, per uno che ha paura di essere giudicato male. Se vende Insigne che se ne vuole andare. Se non rinnova con Mertens e Callejon sono dei mercenari, no. De Laurentiis fa bene, ha fatto bene sin qui, è innegabile. Però certi atteggiamenti non hanno senso. Potrebbe far meglio, noi spingiamo affinché faccia meglio, soprattutto deve migliorare tantissimo nella comunicazione, che dovrebbe essere il suo punto di forza. Invece quando comunica lui non pensa mai agli interessi della società, ma sembra interessato più a difendere la sua stessa figura. Andiamo avanti, ADL attacca, Insigne si chiarisca, Mertens e Callejon in Cina vadano pure. Vabbè, questo l'abbiamo visto in tutte le salse. Per De Laurentiis, Lorenzo ci faccia capire che cosa vuole fare da grande. Questa già è un'offesa perché stiamo parlando di un ragazzino alle prime armi, ma di un calciatore maturo di 28 anni. Quindi è grande come età. Quando dici che non lo è, non è una bella cosa.
Per Coulibaly ho rifiutato 105 milioni di sterline, prima o poi. Ancelotti lo terrei 10 anni. Ecco, questa è un'altra cosa che ha detto. Ancelotti lo terrei per 10 anni. Io non l'avrei detta. Non perché questo sia un fatto sbagliato a livello scaramantico, che aveva detto le stesse cose con Mazzarri, con Benitez e con Sarri, e sappiamo come è andata a finire. Se De Laurentiis vuole trattenere certi allenatori, deve poi accontentarli. Tutto è per tutto. Andiamo avanti. Chance per Lorenzo e segnale dalla Spagna. Fabian Ruiz costerà. Questo è il commento di Mino Malfitano alle parole di De Laurentiis. Segnale alla Spagna. Fabian Ruiz costerà. Sì, ma credo che dalla Spagna sappiano benissimo questa cosa e sicuramente non può valere 180 milioni come ha detto De Laurentiis. Intorno ai 100 milioni sicuramente sì, ed è una cifra a cui il Real Madrid può arrivare. Adesso ci sarà il braccio di ferro per fissare il prezzo che verrà fissato nella clausola. De Laurentiis ha un punto di vantaggio, il giocatore ha un contratto per altri 3 anni e mezzo, quindi non potrà tirare troppo la corda. Comunque, già si parla di un procuratore che non vuole inserire la clausola risolutiva nel contratto. Se non mette la clausola, De Laurentiis non lo vende. Può fare quello che vuole, è così, perché De Laurentiis deve poter dire che, sono che è il giocatore che se n'è andato. E poi credo che è anche giusto che chi vende fissi il prezzo. In questo caso, sapendo che il giocatore è certamente destinato alla partenza, la clausola risolutiva è un modo per porre dei paletti per evitare ricatti successivi. Andiamo avanti, tutto sport, anche qui De Laurentiis Insigne decida cosa vuole fare. Ah, tornando un attimo indietro alla Gazzetta dello Sport, io non credo che sia stata data una chance a Insigne. È stato detto quello che sta succedendo, è stato detto a Insigne, questa è la situazione. Io credo che nell'incontro dell'altro ieri tra Ancelotti e Insigne, la presenza di Giuntoli e Raiola, si ha raggiunto un accordo di quieto vivere fino a fine anno. Poi o andrà via Ancelotti o andrà via Insigne, perché tra i due c'è incomunicabilità tattica e credo anche caratteriale. Sulla prima si può risolvere trovando un escamotage, trovando la quadratura del cerchio. Sulla seconda faccio proprio fatica a crescere. Due non si pigliano, e quando tra i due non c'è chimica, non c'è sta niente da fare. Andiamo avanti. De Laurentiis Insigne decide cosa vuole fare. Eccolo qua, ciclone De Laurentiis. Mai litigato con Ancelotti, lo terrei a vita. Niente sforzi per trattenere Mertens e Callejon. Vabbè, il mattino. La fotografia di Insigne quando firma il contratto. De Laurentiis attacca Insigne: adesso cresci oppure vai via. Non mi sembra una chance a Insigne. Condivido più il titolo del mattino che quello della Gazzetta dello Sport. Insigne diventa grande, il titolo dell'apertura dello Sport di il mattino. Mino, il grande mediatore. Vabbè. Poi in basso un'intervista a Canè. Noi, come per sempre Napoli, abbiamo sentito Abruzzo, che è il suo allenatore della primavera. Mattino ha sentito Canè, che lo ha avuto tra gli allievi nazionali. Dice di Insigne: ragazzo introverso, vuole essere capito e sentito. Rinnovi, il Napoli non cede, l'abbiamo già detto prima. E qui c'è lo stadio, c'è la firma, demolire la pista. Io sulla convenzione ho un'idea particolare, semmai la estrinsecherò in altro momento. Prendiamo atto che c'è stata la firma. Il Napoli per 10 anni, che sono tantissimi, alla gestione dello stadio a determinate condizioni. La Juventus non ha lo stadio di proprietà, per capirci, ha una concessione di 99 anni, più ampia con la gestione dei locali e via discorrendo. C'è il nodo della pista da demolire, e su questo secondo me si andranno a scontrare, però. Ci sono delle cose interessanti nella convenzione, poi semmai lo esamineremo in un altro film, in un altro filmato. Questo è il Corriere Corriere della Sera. De Napoli, De Laurentiis non fa sconti, Insigne cresca.
Corriere del Mezzogiorno, così il Calcio Napoli gestirà il San Paolo, zone commerciali, un museo storico. Vabbè. Ok, non è che il Napoli gestirà con zone commerciali, può farlo. Chiudiamo con, sempre con una pagina del Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis decide cosa fare da grande, Mertens e Callejon se vogliono vadano in Cina. Presidente Azzurro, non ho litigato con Ancelotti, lo terrei per 10 anni. Con questo abbiamo concluso, ci siamo dilungati moltissimo, comunque c'era tanta carne a cuocere, l'appuntamento è per domani.